Ben ritrovati qui sulle Fonti TV, un saluto a tutti i telespettatori della rassegna stampa di Le Fonti Legal TV. In questa puntata andremo ad effettuare una veloce rassegna della rivista Legal del numero di maggio. Lo faremo con il nostro Gabriele Ventura, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Ciao Simone, un saluto ai nostri spettatori. Ciao Gabriele, dunque, allora, come di consueto iniziamo subito a dare uno sguardo alla copertina del mese di maggio della rivista Legal per poi andare ad sfogliarla insieme ed individuare quelli che sono i principali articoli contenuti nella rivista e soffermarci poi sul contenuto di quelli per un approfondimento sul contenuto di quelli più salienti. Iniziamo dunque proprio con la copertina del numero di maggio, una copertina dedicata ad un noto giuslavorista, Olimpio Stucchi, il quale ci parla di lavoro e flessibilità. Andiamo a leggere insieme il titolo: Lavoro, flessibilità, cercasi. Sfogliando ovviamente la copertina, poi in fondo troviamo anche un richiamo ad alcuni di quelli che sono dei dossier di approfondimento più importanti ovviamente del numero di maggio, tra cui il SEO Summit, uno dei SEO Summit organizzati dalle Fonti in occasione del premio Le Fonti Awards, per poi passare all'articolo dedicato al General Counsel e ovviamente a quello che loro ci dicono sulla consulenza, una valutazione sulla consulenza che ricevono relativamente agli studi esterni. Infine abbiamo la consueta classifica che in questo mese di maggio sarà dedicata invece al settore IP. Iniziamo a sfogliare la rivista partendo proprio dal sommario. Nel sommario, appunto, abbiamo come di consueto le solite sezioni della rivista. Leggiamole insieme così come si presentano: protagonisti, attualità, giustizia e professioni, fisco, finanza, imprese e lavoro, innovazione e marketing. E infine la rivista si conclude con professione avvocato. Procedendo oltre, iniziamo proprio con la prima sezione. Nella sezione protagonisti abbiamo appunto l'intervista, l'interessante intervista realizzata dalla nostra redazione Legal a Olimpio Stucchi, il quale ci parla appunto della flessibilità del lavoro, di come sta cambiando il mondo del lavoro, e lo ha fatto proprio attraverso la nostra redazione. Andiamo a leggere velocemente insieme il titolo. Imprese a caccia di flessibilità, con 960.000 rapporti a tempo determinato e in somministrazione cessanti, il decreto dignità non ha creato una nuova occupazione a causa dei paletti stringenti che ha imposto. Risultati positivi invece per le politiche di welfare aziendale e smart working, con importanti novità a livello nazionale ed europeo. Dunque, questo poi naturalmente il contenuto di questa interessante intervista la troverete, come già detto, nel mensile di maggio di Legal, però a questo punto chiederei proprio a Gabriele di darci, insomma, di dirci qualcosa, cosa è emerso da questa interessante intervista con Olimpio Stucchi. Esatto, abbiamo intervistato Olimpio Stucchi, che è managing partner di Uniolex Stucchi & Partners, e ci ha dato un po' lo spaccato di quello che è il mercato del lavoro oggi e perché abbiamo scelto il titolo proprio della rivista di apertura Flessibilità Cercasi, perché in seguito all'approvazione del decreto dignità sono stati imposti, diciamo, una serie di paletti alle imprese riguardo, come si sa, ai contratti, alla stipula dei contratti a tempo determinato. Per cui le imprese si sono ritrovate, insomma, al bivio, no? Se assumere a tempo indeterminato le risorse oppure se applicare una sorta di diciamo turnover, stabilendo, insomma, una serie di contratti a tempo determinato della durata non superiore a un anno che poi non dovrebbero essere rinnovati. E appunto, secondo Stucchi, diciamo che gli effetti del decreto dignità sono stati non positivi sull'occupazione. I numeri dicono appunto che da novembre a oggi sono cessati 960.000 contratti a tempo determinato e in somministrazione, per via appunto dei paletti imposti dal decreto dignità, mentre dall'altro lato, se guardiamo all'altro lato diciamo, del mercato del lavoro, ci sono una serie di politiche che le imprese stanno mettendo in pratica e che riguardano il welfare aziendale e in particolare lo smart working, che ormai da un paio d'anni viene applicato, diciamo, con continuità e con buoni risultati dalle imprese. Anche in questo caso
cito per chiudere questo, diciamo questa parentesi, i numeri dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, che dicono che quasi mezzo milione di lavoratori è stato coinvolto in progetti di smart working e il 56% di grandi imprese ne ha fatto ricorso con appunto numerosi vantaggi. Grazie, grazie Gabriele, molto molto interessante. Noi ovviamente adesso passeremo avanti, poi naturalmente eventualmente ci possiamo ritornare anche ad approfondire anche in altre puntate. Passiamo oltre, vediamo un attimo, sfogliando ancora la rivista Liga, l'abbiamo, la sezione, arriviamo alla sezione attualità, dove abbiamo la consueta classifica realizzata dalla redazione Liga, che in questo caso riguarda la proprietà, il mercato della proprietà intellettuale, quindi siamo andati un po' a vedere come si sono, quali cooperazioni sono state concluse negli ultimi 12 mesi e soprattutto come si sono comportati i grandi studi legali in questo mercato. Andiamo a leggere insieme dunque il titolo: proprietà intellettuale trainata dal digital. In aumento i mandati legati alla difesa dei marchi e brevetti, software, le cause che riguardano la tutela digitale di contenuti e device. Quindi abbiamo un aumento di mandati proprio legati alla difesa dei marchi, dei brevetti, dei software e quindi soprattutto con riferimento alla tutela digitale. E ovviamente andiamo a vedere attraverso l'aiuto naturalmente del grafico preparato da noi quelli che sono ovviamente gli studi legali in cima alla classifica della proprietà intellettuale e quelli che invece hanno perso terreno. Ricordiamo naturalmente, per quanto riguarda gli studi legali, ovviamente la nostra classifica è una classifica redatta da parte della redazione Legal e del centro studi sulla base di quelle che sono le principali operazioni dichiarate da parte degli studi legali negli ultimi 12 mesi, in particolar modo tra il 2018 e i primi 4 mesi del 2019, e ovviamente tenendo conto di tutta una serie di criteri, quali il numero delle operazioni concluse, il controvalore, la tipologia di operazione, il cliente, il team, ovvero il numero dei professionisti coinvolti e le tecniche legali utilizzate. Tra ovviamente gli studi legali in cima alla classifica troviamo Bonelli Arede, Herbert Smith, Pavia Ansaldo e Rodolt & Partner. Questi sono gli studi legali che secondo naturalmente la nostra indagine, ricordiamo nel periodo di tempo che abbiamo considerato, quindi tra il 2018 e il 2019, hanno effettivamente chiuso le più importanti, più interessanti operazioni nell'ambito del mercato della proprietà intellettuale. Andiamo a vedere invece quali sono gli studi legali che invece hanno perso terreno, dunque proprio in questa fase. Tra i primi gli studi legali che effettivamente hanno perso terreno abbiamo in prima posizione troviamo Gianni Origoni, poi Nuziante Magrone, NCTM e infine Trevisan e Conso. Questi studi legali sono importanti studi legali noti diciamo nel mercato della proprietà intellettuale, che però in questo periodo non hanno dichiarato operazioni particolarmente significative rispetto naturalmente agli altri presi in considerazione. Ecco, questo è quello che è emerso di recente sulla base della nostra indagine. Procediamo oltre, andiamo ad analizzare, a sfogliare insieme ancora una volta la rivista, passiamo nella sezione giustizia e professione, andiamo a leggere velocemente il titolo. Qui abbiamo naturalmente, si parla di elezioni forensi, un modello Milano per la giustizia. Le fonti Legal intervista il nuovo presidente dell'Ordine degli Avvocati, Vinicio Nardo, poi naturalmente all'interno troverete l'interessante intervista. Procedendo oltre abbiamo la sezione fisco, nella sezione fisco leggiamo il titolo, si parla di agevolazioni per gli stranieri. Fisco amico per gli stranieri, anche l'Italia punta a far rientrare i grandi patrimoni all'estero con regimi speciali riservati ai paperoni e ai pensionati non residenti. L'obiettivo è assicurarsi investimenti e consumi. Procedendo oltre, dunque, abbiamo la sezione finanza, dove proprio nella sezione finanza troviamo, si parla di banche e la sfida digitale, andiamo a leggere velocemente il titolo, banche alla sfida digitale. Per gli istituti di credito la relazione con il cliente rimane l'asset principale, ma per restare competitivi servono nuovi modelli operativi, investimenti in tecnologia e un aggiornamento permanente. Procediamo oltre, nella sezione imprese e lavoro abbiamo un'inchiesta, anche questo molto interessante, realizzata proprio dalla nostra redazione relativamente al GDPR. La nostra redazione è andata così ad effettuare un'analisi di quelli che sono stati, come è andata, diciamo, visto che il GDPR compie un anno, questa nuova
questo nuovo, diciamo, disciplina relativa giuridica, relativa alla privacy, compie un anno, siamo andati appunto a vedere quali sono stati i risultati. Andiamo a leggere ancora una volta il titolo: una nuova privacy compie un anno, ma l'adeguamento e ostacoli. Procedendo oltre, andiamo alla sezione innovazione e marketing. Anche qui abbiamo un interessante dossier di approfondimento realizzato proprio dalla nostra redazione. Un'indagine, andiamo a leggere insieme il titolo: servizi legali esterni, serve più trasparenza. Secondo il sondaggio di Le Fonti Legal, aumenta la richiesta di consulenza esterna sui settori specialistici, ma i General Counsel chiedono maggiore chiarezza sulle fee. Dunque, fermiamoci un attimo anche su questo articolo, andiamo a commentarlo velocemente con Gabriele, andando a vedere appunto cosa è emerso da questa indagine molto interessante che è stata realizzata dalla redazione proprio sui General Counsel, di quello che pensano appunto del voto che hanno dato sulla consulenza esterna ricevuta dagli studi legali. Sì, esatto, abbiamo interpellato 50 General Counsel di realtà multinazionali e abbiamo fatto un vero e proprio, insomma, sondaggio, chiedendo loro di evidenziare tutte le criticità, ma anche insomma, gli aspetti positivi legati alla consulenza esterna e quindi agli avvocati che li seguono nelle operazioni di cui via via hanno bisogno. Ed è emerso tra le principali criticità quella appunto legata alla trasparenza sui costi, quindi sulle fees e sulla tariffa in particolare. E appunto secondo i General Counsel gli studi legali dovrebbero essere più, gli avvocati in generale dovrebbero essere più trasparenti su questo punto, e tra le altre criticità i General Counsel rimproverano agli studi scarse reattività alle singole richieste di consulenza e appunto la difficoltà a relazionarsi con le posizioni apicali. Questo significa che nel caso di una determinata operazione al General Counsel viene affidata magari una figura più junior rispetto a quella che lui si aspetta per appunto la tariffa che paga. E è interessante anche vedere su quali settori si concentrerà la consulenza nei prossimi mesi secondo i General Counsel. Le imprese avranno bisogno di consulenza soprattutto in ambito contenzioso, quindi di fronte al giudice, poi in ambito M&A, poi in ambito societario, restructuring e diritto del lavoro. Quindi questi saranno i settori, diciamo, dove ci sarà più bisogno degli avvocati in futuro. Grazie Gabriele, molto molto interessante quanto è emerso, insomma, da questa indagine, proprio legata, insomma, al rapporto che esiste tra i General Counsel e quelli che sono naturalmente gli studi legali esterni a cui appunto si appoggiano. Insomma, luce e ombre, abbiamo un po' chiarito quali sono, insomma, i punti anche di debolezza, se vogliamo, dove magari bisognerebbe un po' fare delle riflessioni, almeno da quanto è emerso da questa interessante indagine. Io ovviamente concludo chiudendo naturalmente la nostra rivista, ovviamente si conclude con l'ultima sezione che è appunto protagonisti e dove è riportato un interessante articolo relativo proprio al CEO Summit che si è tenuto, uno dei CEO Summit dedicato in questo caso ai penalisti, alla sfida dei penalisti per il futuro, che è stato, insomma, si è svolto in una delle nostre cerimonie delle Fonti Awards, anche questo molto interessante, poi invito tutti a darne, insomma, una lettura, uno sguardo. Io ovviamente ti ringrazio per il contributo che in ogni puntata dai a questa trasmissione. Grazie a te Simona e grazie ai nostri spettatori. Io ringrazio naturalmente i nostri amici della rassegna stampa Legal e invitandoli ovviamente a seguirci anche per la prossima puntata, perché avremo la rassegna del numero di giugno. Restate qui con noi.